Ciao a tutti. Quando si arriva a questo punto dell'esposizione del Vangelo pratico, di solito ricevo commenti che criticano la mia esposizione perché viene condotta con troppa sicurezza, come dire, una indiscutibilità. Un non mettere in discussione quello che dico come se fosse una certezza, una sicurezza quasi esagerata, no? Come appunto fanno quelle persone certe di qualche cosa, indipendentemente, anche se non portano prove certe di quello che dicono o anche in presenza di prove contrarie di quello che stanno affermando. Quindi una provenienza di indiscutibilità, di assolutezza, che alle volte può suscitare in chi mi ascolta una sorta di sospetto, come fanno certe persone convinti di un cammino, una credenza, un qualche tipo di credenza, e che vogliono a tutti i costi convincere chi ascolta o addirittura ne vogliono parlare senza tenere conto di quello che dell'opinione di chi ascolta. Quindi è come se stessi parlando di una filosofia. Una tecnica, magari una pratica, appunto, di cui voglio vendere la efficacia a tutti i costi. E infatti la domanda che spesso mi si fa a questo punto è: ma come faccio a parlare in maniera così assoluta, totalizzante? Anche perché se parliamo di un percorso che deve per forza passare attraverso il conoscere se stessi, mi viene anche chiesto che senso ha scomodare il Vangelo quando è lo stesso monito delle filosofie che provengono dall'antica Grecia. Ovviamente potrei rispondere che c'è una coniugazione tra i cristiani gnostici e il pensiero platonico, ma non mi interessa perché siamo sempre, comunque, staremo comunque rimanendo all'interno delle teorie. Anche ieri, parlando per strada con una persona, mi ha anche lui parlato, no, del monito. All'entrata di Delfi, del Tempio di Delfi, dell'oracolo di Delfi, no? Di conoscere se stessi, quindi molto più antico del Vangelo. Ma non è di questo che stiamo parlando. La certezza, se vogliamo trovare una indiscutibilità in quello che sto offrendovi e proponendovi, non è in questo, cioè non è nella modalità per arrivare a conoscere se stessi, ma è nella meta finale nel senso in quello che si può trovare alla fine. Cioè l'assoluto di cui io parlo non è nelle mie conoscenze o nelle conoscenze contenute in un libro o la sicurezza indiscutibile del percorso che bisogna fare per arrivare a certe conoscenze superiori, perché quello è solo il tragitto. L'assoluto sta nella meta del viaggio. Il modo in cui tu ci arriverai è una cosa che ha importanza fino a un certo punto, può avere importanza per te. Come ho già detto in altri luoghi, io lo sto proponendo attraverso un percorso di conoscenza che per me è arrivato attraverso l'attività artistica.
e che propongo attraverso un linguaggio un po' più neutro, che è quello della spiritualità. Ma ad un'altra persona può ottenere la stessa esperienza attraverso qualcosa di completamente diverso. Addirittura, come comunque contemplo nel libro, una ricerca scientifica. Oppure qualcosa di totalmente diverso, una cosa ancora meno astratta. Quindi non è importante discutere se ho ragione o non ho ragione su quello che sto dicendo, come non è importante discutere su qualsiasi filosofia o religione, qual è la migliore, qual è la più efficace o qual è quella che è cominciata prima. Ma l'importante è arrivare alla conclusione, farla questa esperienza, ovunque ci porterà. Perché mentre stiamo a discutere dell'efficacia o dell'assolutezza, dell'indiscutibilità di un discorso oppure di un altro, non stiamo facendo l'unica cosa che avrebbe senso fare, e cioè l'esperienza. Quindi anche discutere su quale filosofia è migliore per fare questo tipo di esperienza, io potrei parlare che la traggo per poterla spiegare agli altri da quello che c'è scritto nel Vangelo. Uno invece potrebbe dirmi, no, ha più senso la filosofia che proviene dall'antica Grecia. E potremmo andare avanti ore a discutere su qual è la più azzeccata, la migliore, quella che è più legata a qualcosa di efficace, di assoluto, di indiscutibile. Ma andremo avanti a parlare e basta, mancando di fare l'unica cosa che dovremmo fare, cioè l'esperienza di cui vorremmo dire, di cui stiamo raccontando, no? Cioè, è come se fossero due tifoserie di calcio, no? Cosa fanno i tifosi di calcio, no? Non fanno altro che parlare e discutere, e magari alle volte addirittura farsi la guerra, come fanno anche delle religioni, l'una contro l'altra, per poter avere la meglio sui discorsi a proposito di qual è la squadra che è la migliore, quella che si merita il primo posto in classifica. Ma nel frattempo che fanno tutti questi discorsi, no? Mancano di fare l'unica cosa che avrebbe senso fare se fossero amanti del calcio, e cioè tirare calcio a un pallone. E si stanno perdendo il succo come appunto nell'esempio, se lo trasportiamo in una credenza religiosa, ad esempio, o una credenza filosofica, e parlare tanto, no? Ma va bene, parliamone, ma l'importante però è farlo poi il percorso indicato, portarlo in maniera concreta nella vita di tutti i giorni, no? Perché mi si può commentare o contestare qualsiasi cosa che io dico, va bene, d'accordo, non ha ragione, non ho ragione io, ma avrai ragione tu che invece credi in un altro percorso di conoscenza, ma l'importante non è quello, l'importante è che però lo fai, è che cominci. Ha importanza, a me è meglio secondo te un percorso incentrato sulle filosofie platoniche oppure su un'altra religione? Va benissimo, l'importante è che tu lo faccia, perché l'importante non è quello. L'importante è arrivare alla fine del viaggio, cioè arrivare veramente ad accedere a delle conoscenze superiori, veramente ad accedere alla conoscenza del proprio vero sé. Come lo fai poi? Non ha importanza, perché non è qui la conquista, è andare oltre quello che già sappiamo. Perché se dobbiamo discutere su quello che già sappiamo, allora possiamo andare avanti tutta la vita, però se facciamo così, manchiamo di fare appieno l'esperienza, e cioè andare oltre quello che già conosciamo, perché se già lo conosciamo, cosa ci serve rimescolarlo, rimaneggiarlo? Ci serve come l'esempio delle due tifoserie di calcio, e cioè che l'interesse non è amare il calcio veramente o giocare a calcio, ma è preoccuparsi di far parte del gruppo che si considera essere quello più forte, quello è quello che interessa. Altrimenti, se ti interessasse veramente il fulcro, come nell'esempio delle regioni, se ti interessasse veramente la conoscenza della divinità, non perderesti tempo a cercare di prevaricare sulle altre filosofie, sulle altre religioni, su quella che è la migliore, ma faresti quello che c'è scritto nei testi sacri, e cioè conosci te stesso. Veramente.